Oggi c'è un argomento che si impone. A 320 euro a megawatt ora l'economia italiana va in recessione e chiudono tutte le aziende manifatturiere e gran parte delle piccole e medie imprese. Questo è uno tsunami e un'emergenza nazionale che la campagna elettorale sta completamente dimenticando. La proposta che ho fatto agli altri leader politici è di fermarci immediatamente, sederci intorno a un tavolo e supportare Draghi, che come sapete è in ordinaria amministrazione, quindi ha leve limitate per intervenire, per invece fare un piano assolutamente straordinario, perché altrimenti noi a settembre non abbiamo le aziende che ripartono. È in termini dimensionali uno shock paragonabile a quello del Covid. E richiede misure straordinarie. Non può essere che mentre noi discutiamo del problema di eventuali razionamenti del gas che avrebbero esiti disastrosi su tutte le filiere produttive e occupazionali, i partiti principali, dal Partito Democratico a Fratelli d'Italia, al Movimento 5 Stelle, ai Verdi, eccetera, eccetera, protestino contro il rigassificatore di Piombino, che è l'unico che può essere attivato in tempi brevissimi per passare l'inizio del prossimo anno. Quindi fermiamoci un secondo, diamoci un giorno, incontriamoci tra leader politici, mettiamo da parte ogni polemica, discutiamo col governo di come fare un'operazione straordinaria di supporto e calmieramento del costo dell'energia. Se no, chiunque governerà dopo il 25 governerà su un paese devastato da una crisi che segue quella della guerra e che segue quella del Covid e che non se ne può permettere una terza.